Benvenuti fra di noi, il gruppo Il Volo, finalmente a Malta. Grazie. Allora, prima un po' di introduzione, il gruppo. Siete famosissimi, possiamo dire, dappertutto il mondo ormai. Come avete cominciato, poi ti abbiamo visto, siccome qua abbiamo i canali televisivi anche italiani. Certo. Tutti ti vi seguono, poi ti abbiamo visto su Ti Lascio Una Canzone, poi Sanremo e poi Eurovision anche. Certo. Devo dirti che tutto è nato per caso. Noi prima del programma Ti Lascio Una Canzone non ci conoscevamo e il produttore di quel programma decise di unire le nostre tre voci insieme. Da quel giorno Ignazio, Piero e Gianluca sono diventati tre colleghi, ma in realtà col passare del tempo siamo diventati tre fratelli, perché facciamo una cosa che ci accomuna, che è la musica. E dopo quel programma devo dirti che grazie al team che abbiamo dietro le spalle, che come il nostro manager Michele Torpedine, abbiamo fatto tantissime cose all'estero, non sto qui ad elencare, però una delle cose più belle, una delle esperienze che non dimenticheremo mai, è stato il Festival di Sanremo che abbiamo vinto quest'anno. E direttamente siamo andati all'Eurovision, che è stata altrettanto una bellissima esperienza, e adesso ci ritroviamo qui a Malta. Sanremo, appena abbiamo sentito la canzone, possiamo dire dal prima esibizione, la canzone era su tutti, diciamo, era già famosissima prima che avete vinto, eravate i favoriti dalla prima esibizione. Sì, eravamo i favoriti, anche se l'anno prima c'era un cantante che era favorito e poi non ha vinto, quindi c'è sempre la tensione, no? E l'emozione, anche perché prima esperienza a Sanremo. E l'avete vinto, esattamente. E beh, poi quando abbiamo vinto non ci credevamo, ecco, perché da piccolini guardavamo quella trasmissione, quel Sanremo era un evento per noi. E ritrovarci lì e vincerlo è stato davvero qualcosa che non dimenticheremo mai nella nostra vita. E poi l'Eurovision. C'è sempre un po' di polemica sul Eurovision, che quando si fanno i voti, al televoto. Infatti qua, credo che avete preso 12 points da Malta. Sì, veramente. Da allora amiamo Malta. No, a parte gli scherzi, è stato sempre... Non siamo mai stati qui, quindi comunque è davvero bello ritrovarci qui dopo l'Eurovision, perché grazie all'Eurovision e grazie a tutti voi siamo qui. Devo dirti che è stata, come ha detto Piero, una bellissima esperienza l'Eurovision. C'erano tantissimi artisti da tutte le parti d'Europa e la più grande vittoria è stato vincere il televoto. Quella è la cosa più importante, vuol dire che la gente a casa, è arrivato il nostro grande 220 grande. Milioni di persone hanno apprezzato la nostra canzone, quindi questa è la cosa più importante. Ci teniamo a dire grazie anche a tutti i maltesi. Come avete preso quando avete avuto la domanda di venire a fare il concerto qua a Malta? Abbiamo detto subito di sì, perché oltre ad amare la musica noi amiamo viaggiare e soprattutto non vedevamo l'ora di arrivare qui a Malta e portare il nostro grande amore, e adesso manca pochissimo per salire su quel palco. Domani saremo lì a cantare per i maltesi, ma devo dirti che abbiamo avuto una meravigliosa accoglienza all'aeroporto. C'erano centinaia di fan ad aspettare il volo e anche voi dobbiamo ringraziarvi in anticipo, perché davvero ci state facendo sentire a casa. È la prima volta che siete qua a Malta, dico la verità? Sì. Dici la verità, non me. Forse allora... sei venuto di nascosto? Non sei mai venuto. Prova a dire nascosta. Nascosto? Nascosto. No, non quel dialetto che avete voi. No, loro, perché io sono abruzzese. Loro hanno il dialetto. Perché il gruppo è formato da Gianluca, Ignazio e Piero e loro, il volo, sono due siciliani e un abruzzese. Esatto. Allora, tu senza dialetto. Parlo in terza persona come fa Piero. È bello in terza persona, è più bello. Più... Mi piace parlare in terza persona. Non mai diventato sofisticato. È più chic, sì, quando parla te in terza. È vero, hai visto che hai capito già tutto. Come sta? Bene, mio caro. Allora, io vi auguro un buon e bel soggiorno qui a Malta. Grazie. E speriamo che vi divertite non soltanto nel concerto, ma anche sulla nostra isola.
siciliani. Subito dopo l'intervista andiamo a giocare a tennis. Dopo il concerto andremo in spiaggia e gireremo con il jet ski, con lo scooter d'acqua sull'isola. Sì, sì. Poi è vero anche che noi amiamo il caldo, i posti dove fa tanto tanto caldo, quindi essere qua è altrettanto bello anche per questo motivo, perché fa tanto caldo. Dimenticavo, oltre al caldo, le ragazze qui a Malta sono bellissime, veramente, davvero. Ma sai cosa? Non per essere ruffiano, ma sai una cosa? Sai una cosa? Tutti gli italiani dicono così. No, è vero, l'abbiamo visto. È la verità. C'erano, diciamo, e siete appena arrivati. Le fan, no, ti giuro, è vero. Anche le ragazze che erano in aeroporto sono davvero molto molto carine. Bravi. Sì, l'abbiamo detto in italiano, siete molto belle. Benvenuti a Malta. E si sono messe a... Lo diciamo in siciliano. Beggi, beggissimo. Io vi ringrazio di cuore per aver trovato questo tempo per questa intervista. Sono onorata. Grazie a voi. Possiamo chiudere con una strofa. E noi, con grande amore, vi lasciamo questo saluto. Che dimmi che sai, che solo me sceglierai, ora lo sai, tu sei il mio unico grande amore.